Buongiorno, buongiorno, buongiorno! Che bello tornare a fare video, ragazzi! Dopo tutti gli impegni e il telefonino che mi ha dato buca. Voi non sapete quanti video ho abortito perché mi si spegneva il telefono. Problema risolto. E adesso si torna a fare video. Dunque, parliamo di... Un attimo, chiudo bene lo sportello. Parliamo di calcio estero, parliamo di Premier League, poi naturalmente tornerò a fare i video sulla B, eccetera, eccetera, eccetera. Magari oggi o domani. Allora, parliamo di Premier League. Il fatto del giorno, il fatto della settimana, sapete tutti che l'esonero di Ole Gunnar Solskjaer, dopo la pessima sconfitta, l'ennesima figuraccia di quest'anno, in casa del Watford di Claudio Ranieri, che io ho visto la partita, li ha praticamente massacrati. Un attimo che sistemiamo l'inquadratura, eccoci qua, tacci tua. Vabbè, dai, va così. Allora, quattro gol. E molti di voi mi diranno: come, tu addirittura hai pronosticato il Manchester United campione d'Europa a fine stagione? Io non cambio idea. Sapete una cosa, ragazzi? Io non cambio idea. Sapete perché? Sapete perché? Perché lo United è uno squadrone. Il Manchester United è uno squadrone. Ha uno squadrone inespresso. Il Manchester United, a parte Cristiano Ronaldo, raga, hanno Pogba, hanno Greenwood, hanno Wan-Bissaka, che è bravo, hanno Maguire, anche se per me non è un fenomeno, hanno coso, come si chiama, Bruno Fernandes, hanno Martial, hanno Rashford. Se non è uno squadrone questo, secondo me il problema non era neanche nel manico, ma secondo me il problema è dirigenziale di questa squadra, perché dopo Ferguson non si è più capito nulla, non si è più capito nulla, perché la mano destra in pratica non sapeva cosa faceva la mano sinistra. Sì, questi allenatori a tempo, io avrei tenuto Mourinho. Vabbè, però sappiamo che Mourinho, ex Chelsea, non molto. A proposito, c'è Chelsea-Manchester domenica, a proposito, Chelsea-United. Io avrei tenuto Mourinho, perché questa è la classica squadra, come l'Inter, che ha bisogno di una figura forte, di una figura forte in panchina. Come poteva essere a suo tempo Van Gaal, anche se il calcio di Van Gaal, tacci tua, anche se il calcio di Van Gaal penso sia ampiamente superato. Dicono la stessa cosa di Mourinho, ma io non sono d'accordo. No. Date a Mourinho una squadra come Dio comanda, secondo me Mourinho vi fa ancora quello che fa. Questa è una squadra, perché continua a ritenere tra le favorite, se non la favorita, per la vittoria della Champions League? Perché è una squadra il cui andamento, sapete cosa mi ricorda? Mi ricorda la Juve 92-93. La Juve del primo anno di Vialli, tanto per intenderci. Signori, quella Juve in campionato faceva cagare. Poi trionfò in Coppa UEFA. In una Coppa UEFA che era praticamente una Champions League ante litteram. Non ci giocavano solo chi vinceva il campionato. Ricordo le squadre eliminate dalla quella Juve, morte al Borussia in finale, battemmo il Paris Saint-Germain di Weah, di Ginola, battemmo il Benfica di Paolo Sosa, di Futre, e poi nel secondo turno battemmo anche il Panathinaikos, che era una buona squadra. Tra gli anni 80 e il 90 il Panathinaikos era una buona squadra, eppure la Juve riuscì a vincere, nonostante in campionato facesse cagare. Signori, se vi ricordo la rosa della Juve 92-93, ditemi voi se non somiglia a quella del Manchester United di quest'anno. Cioè, Roberto Baggio, Vialli,
Müller, Tino Baggio, Conte, Peruzzi in porta, Torricelli, chi altro? Platt, Di Canio, Ravanelli. Cioè, vi rendete conto? Questa è una squadra che oggi vincerebbe tranquillamente la Champions League, quella squadra lì. Eppure in campionato fece cagare, arrivò addirittura quarta. Io ricordo pochi giorni dopo la vittoria in Coppa UEFA, un 5-1 in casa del Pescara già retrocesso, battuti 5-1 dal Pescara già retrocesso. Ecco, il Manchester United di quest'anno, il Manchester United di quest'anno è la stessa cosa. E perché ora torno al discorso che da quando è andato via Ferguson è un casino quella squadra? Perché non è, c'è unità di intenti. Perché, per esempio, prendete Antonio Conte, è andato al Tottenham. Secondo me si stanno mordendo le mani sia Conte che lo United. Perché Conte, secondo me, voleva andare allo United. Perché è la morte sua quella squadra. È la morte sua. Storia di 4-4-2, storia di un calcio aggressivo, storia di un calcio vincente. Era fatta per Conte quella squadra lì. Avesse. A questo punto, se hai intenzione di mandare via Solskjaer, lo mandi, sai, c'è Conte libero, mandi prima, lo mandi via prima, se hai intenzione di mandare via Solskjaer. Per carità di Dio, Solskjaer, brava persona, gran giocatore, perché lo ricordo, gran giocatore. A parte il gol in finale di Champions League, io di Solskjaer ricordo che era micidiale a partita, quando entrava a partita in corso. Addirittura una volta riuscì a fare 4 gol in 10 minuti, non so cosa, ma non solo in quell'occasione. Era un giocatore che sapeva essere decisivo a partita in corso. Ma come allenatore, fratello mio, vale lo stesso discorso che è valso per all'epoca con Giggs. Ora ci hanno messo Carrick in panchina. Questo, se proprio devi fare il passo, me lo licenzi prima della pausa e mi ingaggi Conte. Non lo so, io avrei visto molto meglio Conte sulla panchina dello United, però loro, vabbè. E allora, a questo punto è fuga 3. Il Chelsea vince 3-0 in casa dell'Leicester, una vittoria pesante, ancora senza Lukaku, e questo ve l'avevo detto d'inizio stagione. Attenzione, non guardate Lukaku nell'Inter, perché Lukaku nel Chelsea non sarà decisivo, e l'Inter ci ha fatto un affare, e l'Inter ha fatto un grosso affare a dar via Lukaku, perché ora vedete come si caccheranno sotto Milan e Napoli, ora vedrete in campionato. Che Lukaku nel Chelsea ci ha già giocato, in Inghilterra ci ha già giocato ed è stato decisivo Lukaku, solo giocando nell'Everton aveva medie realizzative importanti, ma a conti fatti, sì, lui faceva 20-25 gol all'anno nell'Everton, ma l'Everton non si qualificava neanche per l'Europa League. E questo è il risultato con lui in campo, e questo è il problema. Ecco perché dissi che per me l'affare l'ha fatto l'Inter, altro che il Chelsea, intascare tutti quei soldi per niente. È un trasferimento che mi ricorda quello di Pogba dalla Juve al Manchester United. Indovinate qual è il minimo comune denominatore di queste due operazioni di mercato? Tra l'altro quasi lo stesso prezzo, Marotta. Marotta, è inutile dirlo. Noi juventini Marotta lo stiamo rimpiangendo ancora. Io lo sto rimpiangendo. Ma a parte tutti i discorsi che si possono fare, io vado al sodo, io vado alla concretezza. A me dell'atteggiamento della persona, a me non, del carattere della persona, a me non me ne frega niente. Io vedo i fatti. Io vedo che questo è stato capace di condurre in porto certe operazioni. E che, guarda caso, via lui è iniziato il declino della Juventus. Diciamola tutta. Vabbè. Dicevo, lotta a 3, il Chelsea, il City, che a proposito di Everton, ne ha fatti 3 all'Everton, e Liverpool. Io penso che alla fine sarà un duello di queste tre, no duello, un triello, ma di queste tre io vedo favorito il Liverpool, anche se ha la rosa un po' più corta delle altre due, perché ha un gioco ben definito, ha giocatori forti in avanti, perché ragazzi il Salah di quest'anno è eccezionale, è un Salah da pallone d'oro quest'anno, sta giocando delle partite assurde Salah, sta facendo dei gol assurdi Salah quest'anno, stanno bene.
Poi hanno recuperato Van Dijk, hanno recuperato Alexander Arnold, per quella che era un po' la pecca del Liverpool, la rosa corta. Però gli 11 titolari in campo sono terribili. Questo è un'altra storia. Il City, la forza del City è il gioco. Ah, proprio altro rimpianto, Joao Cancelo. Guardate, avete visto che assist per il primo gol? Joao Cancelo. No, io non capirò mai la sua cessione. Non so se è stata colpa di Allegri nella seconda, nel fine della stagione 18-19, o colpa di Sarri, l'addio di Cancelo. Joao Cancelo, guardate come gioca. E vabbè. Dicevo, è di Liverpool, Joao Cancelo. Poi a proposito di Liverpool, Diogo Jota, signori, questo è un giocatore con i controcazzi, questo Diogo Jota. E questo introduce il tema del sorteggio dei playoff mondiali. Preghiamo Dio di non beccare il Portogallo. Se becchiamo il Portogallo è la riedizione della Svezia. Il Portogallo, signori, ha uno squadrone. Il Portogallo farebbe benissimo anche senza Cristiano Ronaldo. Guardate cosa vi arrivo a dire. Ha uno squadrone il Portogallo. Ha uno squadrone. Speriamo di non beccarlo. Certo, non lo beccheremo nella prima partita, possiamo beccarlo nella seconda. Speriamo di non beccare il Portogallo, perché signori, Cancelo, Diogo Jota, Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo, Renato Sanchez, Leao, André Silva, signori, uno squadrone. Quindi auguriamoci di non beccare il Portogallo e iscrivetevi al canale.